Dostoevskij diceva appunto che la bellezza salverà il mondo, invece io credo che il dialogo salverà il mondo. Questa capacità di connettersi che è strettamente legata anche al concetto di comunità. In questo momento in cui siamo stati colpiti così duramente, ci rendiamo conto come per sopravvivere, per vivere, non si possa mai pensare in maniera singola. Quindi necessariamente la vita è fatta di alto e di basso, perché, come dice mia mamma, chi è bello sempre non è bello mai. Allora, il romanzo si svolge a Firenze, in una meravigliosa villa, Villa Peyron al bosco di Fonte Lucente, il cui nome sembra, come scrivo all'inizio, sembra scritto da Petrarca o da Biancaneve. E in questa meravigliosa villa fiorentina a Fiesole si devono riunire un gruppo di persone per un convegno che parla di cibo e cultura. E incredibilmente, come se fosse stato scritto ora il romanzo e me ne rendo conto, a un certo punto quelli che dovevano essere 2 giorni non sono più 2 giorni, perché la governante di questa magione, di questa villa, la Lauretta, che è una donna di paese, una donna di provincia come sono io, a un certo punto dice semplicemente loro: allora non si può stare chiusi soltanto 2 giorni, questa volta ci rinchiudono 6 giorni. Il fatto di essere chiusi in una villa, di non poter uscire per 6 giorni, a Firenze, ovviamente la mente va subito al capolavoro del Ser Boccaccio, al Decamerone. E quindi in maniera molto naturale, in maniera molto genuina, decidono di mettersi a raccontare novelle. Quindi ognuno ovviamente porta la propria umanità, porta i propri segreti, i propri misteri, le proprie paure, i propri desideri, le proprie tensioni, e racconta delle novelle che sono in linea con quella che è la propria sensibilità, e sono novelle che parlano appunto di questa commedia umana che è la vita. Sono novelle che spaziano dall'Egitto, novelle che vanno in America, dei primi del Novecento, che parlano di poesia, parlano di donne piene di luce che invece sono state messe in ombra. E ovviamente tutte queste novelle sono legate agli oratori, e anche tra di loro gli oratori sono legati tra sé. Quindi non solo sono le storie che si svolgono e che vengono raccontate nelle novelle, ma c'è anche un'altra storia che lega appunto questi oratori. E si sa, quando un gruppo di persone viene rinchiuso, escono fuori delle situazioni sublimi. Rollone il vichingo è l'essere perfetto per antonomasia. È un gatto fulvo dalle orecchie e dalle zampe enormi. Mi piace appunto quest'idea che questo essere, che è profondamente terreno, perché è un gatto che proprio per natura dice sempre la verità, è colui il quale ha questo, guarda questi umani, li commenta e ovviamente da un certo punto di vista li ama. È un gatto per metà svedese, per metà toscano, e quindi ha questa comicità, questa amarezza molto monicelliana. E mi piace l'idea appunto che citi magari Kant e citi Gadamer, ovviamente proprio come fanno i gatti, mentre si fa il bidet davanti a tutti. All'opportunità di dar sfogo a questo grande amore che ho per la vita, per gli esseri umani, e per questa curiosità che ho, questa fame, questa necessità di nutrirmi di storie, che poi significa nutrirsi di vita. Raccontare dei personaggi che raccontano novelle mi ha fatto comprendere ancora di più come il linguaggio sia ciò che ci fa non soltanto vivere, ma sopravvivere. Dostoevskij diceva appunto che la bellezza salverà il mondo, invece io credo che il dialogo salverà il mondo. Questa capacità di connettersi, che è strettamente legata anche al concetto di comunità. In questo momento in cui siamo stati colpiti così duramente, ci rendiamo conto come per sopravvivere, per vivere, non si possa mai pensare in maniera singola.
Il fatto che nell'ambito del romanzo ci siano dei riferimenti alti, ma ci siano anche delle parole profondamente popolari e il tutto sia sicuramente avvolto da questa ironia, da questo sarcasmo, è sicuramente un qualcosa che collima profondamente con quella che è la mia personalità e con quella che è la mia idea di vita, perché io credo esattamente che la vita sia questo, siamo esattamente questo, siamo cibo e cultura. Credo che la vita debba essere soddisfazione, debba tendere a toccare la bellezza e la felicità.